fare i tonnarelli alla carbonara sono i seguenti: sale, pepe, olio, uova fresche, pecorino romano e guanciale. Mi raccomando, il guanciale, perché il guanciale è la parte della testa che è più saporita, è un po' più grassa, mentre la pancetta è la parte del maiale che sta più basso ma meno saporito, meno pregiato per fare questo piatto. Aspettiamo il guanciale a striscioline e i gobbetti. Questi se li sono inventati quelli della Galbani, delle cose che li fanno le buste. Mettiamo in padella calda. Non ci va olio né cipolla. Aspettiamo 2 minuti che si rosa. Tira fuori l'olio. C'è chi poi a sto punto ci mette un goccettino di vino, buono, senti che ha tirato fuori il grasso, guarda, questo è il grasso, ma quando ci metti i tonnarelli, se ti saporisce con questo grasso, devi sentire quello che mangi. Un uovo, perché una porzione, un uovo, ogni porzione un uovo. Tiriamo fuori la pasta che è cotta. La carbonara viene da Matrice, è sempre un piatto di pastori, lavorato diversamente perché c'avevano poche cose, il guanciale se lo portavano appresso, l'uova le trovavano sul campo, poi con gli anni è passata, ci hanno messo il sugo, ci hanno messo, è diventata la matriciana. L'uovo si usa fuori dalla fiamma nella padella. Che spettacolo! Ma chi sono? Sono meglio!